Amici, eccomi raga, non so cosa è successo, non so cos'è successo, ha fatto un problema grave il modem. Guarda qua, oh. Mi ha dato un biglietto Porsche. Ciao amici, scusate per il disagio, perché non so veramente che cosa è successo. Non so veramente cosa è successo. Si è tipo spento il modem e riacceso e non mi faceva più connettere. Vabbè, rifamo ancora questa incredibile Dragon Trail. Proviamo questo setting della Porsche. Ci siete, amici? Proviamo. Allora, l'ho presa un po' più tranquillamente, eh. Come dice l'amico Andrea, bisogna farla scivolare. Avevo visto che c'era una BRZ comunque, perché prima mi sono confuso con la BRZ e la VRX. Ok, i lodi sono andato addosso. Ciao amici, scusate il disservizio, ma ogni tanto il modem di Sky fa i capriccetti, eh. Ciao Loki, ciao grandissimo, sono il modem incomodato d'uso, sapete quelli che vi dà. Ciao Sound Alerts. Allora, i setting light warlet browser, cioè, è venuto fuori tipo sound alert che sta piangendo, quindi pure lì c'è problemi, stasera c'è problemi ragazzi, problematica, live, problematics. Abbiamo problemi anche con questa Porsche, eh? Ci sono delle serate un po' problematiche. Sì? Boh, si vede che magari c'è qualche problema sulla linea loro, magari. Però è tornata adesso, eh. Devo dire, fino adesso ho avuto 3-4 volte che ho fatto così. Quindi, e tutte le volte ho chiamato, quindi dopo chiamerò. Faccio er culo perché dicono che è la migliore linea di sto pianeta, e invece no. Con Wind queste cose qua non le ho mai avute. Stream Elements! Ciao Stream Elements! Ciao amigos! La nostra amica Giulia e Lord non vengono più a trovarci, i nostri amici. Sono rimasto a secco di moderatori in live. Carla va a correre in bicicletta. Oh, guarda che roba, guarda che roba! Ma dai, ma perché ti giri così? Ma perché si gira così? Perché sta macchina quando tocchi dentro qualsiasi cosa si gira? Qual è la problematica di questa auto? Ma chi l'ha fatta? Topo Gigio? La BRZ non si gira, a parte che è più lunga. Questa assomiglia un po' alla Beetle come fisiologia di macchina, come. Però è un Porsche e c'ha la problematica della trazione posteriore che
è potente e non gira nulla, è una macchina che da tenere strada si fa fatica. Per quello che sto provando, amici miei, a correre con la Porsche, perché voglio imparare a domare questo cavallo imbizzarrito. Allora, sul dritto, raga, potete frenare, in curva assolutamente no. E allora, quindi, bisogna imparare a usarla, anche se ogni tanto vedo che ancora la pedaliera. Allora, se tutto va bene, domani mi metto a smontare la pedaliera a cercare di pulirla, perché io credo che sia sporco, o magari da oliare le parti, o il potenziometro che fa un po' stupidino, che vede. Dai, ma perché si gira? Ma ragazzi, ma è una cosa impressionante! Ma perché ti giri? A me sta bene tutto, ma perché quando sul dritto vai addosso alla macchina ti giri? Perché Porsche? Non capisco, ragazzi, non riesco a capire. Voi avete una spiegazione logica? Ok, sono andato addosso, perché non ti sei girato? Perché ero fermo? È incredibile, raga, è incredibile sta Porsche. Vai, vai. Chiarola. Questi qua frenano in curva. Guarda, guarda, guarda l'automatico. Fino a qua tutto bene. Ok, mi sono andato addosso, non si è girata di 360 gradi, perché è ridicola la cosa. Ok che sono un po' in curva, qui è un po' tutto in anche qua è un po', porca miseria, automati, andiamo. Allora, è ancora di fianco la automati, ma guardala, guardala. Fa cose strane questa Porsche. Porca, ho saltato, l'ho fatta saltare sul lato. Stava andando un po', da qui esco a botta, esco a fuoco. Nissan, dov'è? Porca lochissima, ho preso l'angolino, raga. Bene, ma non benissimo. Già, aspetta ragazzi, è incredibile come... Oh, Sharder, amico mio! Sto usando la tua livrea, bellissima, bravissimo amico mio, bravissimo. Mi manca solo da romperti le scatole per una cosa, grandissimo amico mio.
se riesce a farmi anche la tuta Marco Drums Games della Porsche, sarebbe la cosa più figa del pianeta. Quando hai tempo e quando hai voglia, amico mio, è bellissima. Infatti adesso vedrai che finisco la gara e faccio vedere la mega livrea che hai fatto, amico, eh? Come stai? Tutto bene, Sharder? Ah, hai visto Loki che è entrato Sharderino? È fuori con gli amici, goditela, goditela le ferie, grandissimo, che tanto poi dopo a settembre torneremo di botta. Lo so, amico, infatti ho visto che grazie del passaggio, amico, grazie che sei venuto a trovare e a salutare. Io ti ringrazio della livrea, bellissima. Adesso la faccio vedere ai nostri amici. Eccolo! Dai che riusciamo a prenderlo. Guarda, guarda l'Audi. Oh, e Drums ce l'ha fatta finalmente, grazie al settaggio di Kevin, alla livrea dell'amico Sharder e a un po' di buona volontà e impegno siamo riusciti a vincerla. Ecco, questa volevo, Sharder, Marco Drums Games, quando avrai tempo e voglia di farmela, proprio quella tutta lì della Porsche, perché voglio anche in online che usiamo un po' di Porsche. Poi ci vorrà una tuta della Ferrari, amico mio. Adesso non so se sei già uscito o sei ancora qui. Amico mio Shard, non so se sei già uscito dalla live o sei ancora dentro. Comunque ti mando anche un messaggio. La livrea è bellissima. Mi piacerebbe, se hai tempo e voglia, di farmi la livrea, scusami, il casco e la tuta Porsche. E poi vorrei un casco e tuta Ferrari, così cominciamo poi ad andare anche a correre un po' con le Ferrari. Poi a settembre, quando torni dalle ferie e tutto, dobbiamo cominciare a fare gare serie, facciamo cose fighe. Grazie, grazie Charles. Ok ragazzi, ho mandato un messaggino all'amico Charles, che non so se è dentro in questo momento, perché ha detto sono passato un salutino, non so se è uscito. Guardate che bella la livrea, guardate che bella, bianca, rossa e nera. A me piace veramente tanto. Sì. Ok, ok, sono un pochino andato addosso, potevo anche frenare un po' di più, in realtà, really, potevo farlo. Allora, visto che... Ok, l'ho vinta, però ho fatto un po' di volte. Voglio provare il settaggio su... su Monza. Voglio provare il settaggio su varie piste, ragazzi. Ciao! Ciao amici e amiche di Twitch. Allora, siamo con la Porsche 911 GT3 su Monza. Sto provando un settaggio che mi ha passato l'amico Kevin. Porca loca. E vai, dai, metti allora. BMW. Ok, si è iniziato un BMW, ma c'è subito dopo un altro BMW. Grande Loki! Allora, vediamo se riusciamo, Loki, a fare una mega gara, così faccio una pista solo, facciamo replay e andiamo a vedere le tue mega sorpresine che ci sono sulla vetrina. Guarda questo BMW, oh, non molla, devo stare un po' largo, se no
Allora, il settaggio non è male. Trial Mountain credo che è una pista con tanti su e giù e mi frega un po', perché con la Porsche le pendenze diventano veramente pesanti da fare, perché appena tocchi il freno o deceleri e acceleri bruscamente ti parte via. Viper. Allora, gli abbiamo fatto anche un qualcosa alle marce. Praticamente io credo che gli abbiamo fatto un po' di potenza di coppia. Però anche quando sono a regime o a regime non va male, eh? e queste curve me le tiene bene. Era proprio Trial Mountain che c'ha le pendenze, perché è un po' in sali e scendi. Oh dai, ma ti sei incartato, McLaren, scusami, mi sono andato addosso. Ok, Supra. Avevamo provato anche la Supra, eh? È una bella macchina la Supra. Cioè che devo pagare la Huracan, Urkukan, ci sta la limetta, eh? Vai, dai che andiamo a prenderli. Viene in coppia Marco, sta Porschettina. Riesco anche a frenare sul dritto anche un po' già in curva, in traiettoria non gira. Sì, il settaggio è buono ragazzi, farò un video sul mio canale YouTube, eh? Vuol dire che non li prendo, raga. Non riesco a prenderli. Really? Non riesco a prenderli? Cacchio, va la Lexus, come fila! Ah no, no, secondo l'occhio! Devo farla un'altra volta, vi faccio vedere un pezzettino di replay per farvi vedere che bella che è sta livrea, ragazzi. Incredibile. Facciamo un'altra gara e andiamo a vedere subito le livree di Loki, eh? Le sorpresine di Loki che saranno delle mega driftate paura. Bella, bellissima. Allora Loki, me la rifaccio perché il fattore di non essere arrivato primo mi gira un po'. Probabilmente sono stato troppo conservatore all'inizio, gli ho dato
con la paura che avevo che la macchina potesse scodare, sono stato un po'... ecco, così, così si fa. Ok, già meglio di prima, eh. Insomma, ci siamo toccati dentro un attimino, ma secondo me sono cose che succedono. Scusa! Porca supra! Adesso vedrete che si mette davanti. No, adesso passare. Grande. Ce l'ho di fianco, eh. Porca. Allora, l'unica cosa che è cambiata da prima è che sono andato più aggressivo, più aggressive, molto più aggressive. Ma cosa c'era? Rincoglionito? Non accelerava più. Dai! $150, vai, giù di freno. In seconda si può andare qua. Riesco a prenderla bene in terza questa qua, eh. Vai, gas, gas. Ma no, la Huracan tira, non fa come quell'altra che subito dopo la curva a destra mi mette il frenino. Allora, l'ho presa un po' dentro perché si è dovuto superare il Huracan, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti giovedì sera a Marco Drans Games GT7, eh? Se non siete iscritti iscrivetevi al canale che arriviamo a 630 amici follower di Twitch, grandissimi. Grazie a Umbi che si è iscritto prima e ho fatto la cazzata di guardare adesso proprio mentre sto facendo la gara. Allora, alla prima ero 1,51, eh? Ok, dai. 150, vai. Seconda, gira, gas. Ha fatto un po' di sbandamento, eh? E speriamo di prenderli, eh? Non è che sono proprio così convinto. Ho dato giù un colpetto, così mi ha frenato un po'. Porca loca! Lexus! Perché hai fatto codesta cosa? Manovra scorretta. Guardalo, guardalo, guardalo. Buttami fuori.
corsa si riesco a prendere la Lexus, che è quella di prima che va come una saetta. No! No! Oh! 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 Incredibile gara, ragazzi! E la folla sganassa da ridere, dice, ma non sto riuscendo a pulire, che ha sbagliato la curva. Mi ha preso dentro un goccetto così di verde. Sono stato troppo a destra. E la rifamo, raga, e la rifamo, amico mio, Loki. Ma porca Loki! Cacchio! Esatto, porca Loki! Oh, la Lexus va da paura! Ecco, qua devo fare così, perché sennò mi incasino su con questi scemuniti. Ok, settimo alla prima, ci siamo di brutto. Devo andare subito, perché se lo lascio correre la Lexus da via. Ok, cerchiamo di non sportellare però, perché va bene tutto, ma... Allora, bisogna controllarla, non è come la BRZ e la Volkswagen che praticamente sono su binari. Se mi fai passare, perché non credo che la manovra di mettersi in mezzo McLaren sia corretta, poi ne possiamo discutere, no. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? E ragazzi, statevi bene. Buona giovedì a tutti, buon Gran Turismo 7 a tutti. Ci vediamo un po' di garettine di trans. Carla doveva esserci stasera, ma è andata a correre in bici con Leonardo. Mi hanno abbandonato. Mentre Olivia qui va lì e ne fatti vedere. Oggi Olivia è andata al lago, Ok, sempre la Lexus. Sì, c'è sempre la Lexus là davanti, Really? Dai! Ce l'ho fatta! A non brancarlo dentro! Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Stiamo andando a prendere quella Lexus, che le Lexus viaggiano da panico qui a Monza, però credo che un giro ce la faccio a prenderla. Prima ero rimasto così, a fine terzo giro sì, hai ragione, infatti ho un settaggio per la Lamborghini. Allora, se avete bisogno di settaggi ragazzi, andate sul mio canale YouTube, che adesso poi vi passo il link, e ci sono tutti i settaggi e i modi per guadagnare soldi, La Tomahawk hanno tolto completamente tutto. Orca loca, guardali! Oh, Lexus! Ma guardala!
Ma porca puzzola! Assurda! Assurda, raga, la Lexus! Ti prendo per adesso, eh! Sali, va! Voglio vedere come mi superi. Dai, dai, dai Loki che ce la facciamo. Sì, comunque il settaggio funziona. Funziona, funziona il setting, grazie a Kevin. Ok, ok raga, ok raga, ce l'abbiamo fatta. Bella raga, bella, bella raga. Vediamo un pezzettino, poi andiamo a vedere i mega filmati di Loki, eh? Grande Loki! Grande Drunz! Eccola qua! Con la livrea dell'amico Sharder. Design 98. Beh, un po' di verdozzo, eh? Guarda, guarda com'è scodato, guarda com'è scodato! Ciao amici e amiche di Twitch! Anche lì ha scodato di brutto, eh! Vediamo un attimo un po' il dentro. Powered by Porsche! Bellissima! Vediamo un po' dalla vista volante. Bello, 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 bello. Ok, Monza complete. Ok, sto incominciando un po' a imparare questa Porsche. Andiamo a vedere l'amico Loki, ragazzi. Bella. Alonso, questi fanno praticamente le stesse Autobex. Fanno, condividono anche, ma che bello questo. Bello. Le strisce Sharder. Guarda questa, Sharder. Wow.
Perché questi usano i programmi, anche questo Porsche, usano i programmi e riescono a importare tutte queste decalcomanie fighissimus prime. Oh, questa per mia moglie. Ok, allora Loki ha fatto una foto grande. Bella. Taycan. Bella quella livrea. Sarebbe da modificare. Bella, 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 grandissimo, grandissimo. Con la tuta Marco Drums, grazie amico mio. E andiamo a vedere. È carina, è carina, è carina, sì. Grande Vertex. Grande, grande amico Vertex. Carina proprio, sì, sì, sì. Vediamo la livrea di Vertex. E bella, bella, è bella quel monocolore blu, bicolore, scusate, blu, azzurrino e nero dietro. Mi piace, bravo Vertex. Bravo, bella livrea. Grande Sharder, grande Loki che è il maestro lo driftatore, e grande Sharder che ha fatto la livrea fantastica della Porsche. Bella, bella, bella anche questa Porsche, Vertex, mi piace quel azzurro nero, eh? L'ha fatta Vertex, hai detto? Destra, sinistra. Destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra. Io a livello di grande, grande Loki. Bravo Loki. Sì, sì, mi piace. Modificandola, tipo mettendo Marco Drums Game, sarebbe il top. Che Gran Turismo 98, vabbè, non sta a nulla. Però penso che Vertex forse è il numero 98. Comunque bella, azzurrina, blu e nera, mi piace. Con oh, che salta! Che salta l'amico Loki. Ah, questa pista volevo fare. Volevo proprio fare questa pista, eh. Non in drift perché non ce la faccio. Non ce la faccio a fare il drift. Belle fumate, eh. Bello. Montagne di fumo che arrivano prima dell'amico Loki. Oh, gira, gira, gira. Grande. Come fuma. E il pubblico invisibilio. Vediamo il finale. Vediamo il finale che si gira. Si gira, eh sì, taglia il traguardo schiantato sul muro, ma non fa niente perché è una figata. Bravo amico Loki, grande, grande, grandissimo. È sempre un piacere vederti, ma quando hai fatto il furgoncino, amico mio, lì hai fatto il top proprio, il top. Allora, hai detto che la livrea è dell'amico Vertex, fammi vedere un attimo, eh. Non mi sembrava di averlo visto. Lo rifaccio, sì, dai, fanno un altro, una con un'altra pista divertentissimo il furgoncino, dai, se me lo fai adesso te lo faccio vedere. Allora Vertex, sì, no, l'avevo fatto, ma sai che la livrea quella lì di Vertex non l'ho mica vista, se no vabbè. Sir Luca, questo ha condiviso il suo gruppo. Mi piace anche questa. Pippuzzo, bello. Bello. Loki, ti avevo già messo mi piace. No, non riesco a... Eccola qua! Eh sì, no, l'avevo vista allora. Aspetta che... Ma sono le sue allora. Sono quella del suo team.
Sì, sono quelle del suo team. Vabbè, fa niente. È carina lo stesso. Vediamo Costa. Bello, bello. Ormai le livree di Costa hanno fatto. Anche l'amico Sharder, eh? Ormai Wonderful, eh sì. Sì, quelle di Vertex sono molto. Questa mi piace, sta sopra. Molto. Che bellina per Carla. Costantino, il mio amico Costantino, prende un sacco di complimenti. Guardate qua che roba, raga. Grande. Grande Costa, bravo. Vabbè, andiamo a correre un po' perché dopo diventa noioso. Allora, andiamo a correre un po'. C'era anche da fare la gara giornaliera, credo. Meno una alla volta. Allora, andiamo a fare Driving Park. Tra l'altro ci saranno anche certi che non ho fatto questi qua. Guarda, nessuno. Lo facciamo con la Vision. Tre giri a Tsukuba Circuit con la Vision, giusto per disimparare completamente come guidare il Porsche e ritornare dopo a fare schifo. Ciao amici, amiche di Twitch, sto correndo con. Che pista è questa qua? Che è interna. Ah, è la solita quella. Sì, ho capito che pista è. Sono con la Vision, una Vision di che cosa però? La Mazda! Essendo una Vision però non è che hanno fatto chissà che Vision all'interno, eh! C'ha un muso, raga, che fa paura, eh! Oh! C'ha un muso, ragazzi, sta Mazda Vision. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Incredibile a livello. Se schiacci in fondo a tavoletta si gira. Calipo, vai piano. Se accesi i fari.
Mi verrebbe voglia di fare la 24 ore di Le Mans, ragazzi. E vai, e vai, e siamo a notte. Vediamo un attimo la... mi piace, eh? È un po' troppo piccola dietro, i fari, e non mi piacciono troppo le macchine troppo piccole dietro. Vabbè, ci sta, dammi i soldi o me li hai già dati? Sì, me li hai già dati. Questo Clubman, usiamo la Veneno. Proviamo. Che cosa succede? Perché mi ha detto di cambiare le gomme? Non sarà mica che inizia col bello e finisce col brutto, eh? Ci sono dall'inizio là. Ah, ok, tranquillo, grazie mille Andrea. No, porca Loki. Vai tranquillo, amico mio. Vai, vai tranquillo. Fai quello che devi. Le passi partenze vengono fino all'inizio gara. Quella madosca. Scusami, Maggiolona. È che sto correndo con macchine normali con una Lambo. Che non sta in strada. Porca loca, peggio che andare di notte. Va, va. Ma se la Maggiolone degli anni 60 va a 50 all'ora qua, come cacchio farà una Veneno a non riuscire a fare una curva a 40 all'ora? Cioè, fammi capire. Va, va, non gira! Che macchina di merda. Non può essere solo potenza e frena anche niente, sta macchina. Però adesso va bene tutto, ma madonna, ma che roba. Sono convinto di riuscire a vincere, eh? Ah, col furgonazzo. Non sono convinto di vincere qua, eh. Va, 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 va! Va dritta!
Vai a vedere che non riesco a prendere. Ma è possibile che fa così schifo? Dai, guarda come va via il maggiolone! No, dai, è ridicola sta macchina! Ridicola! È ridicola sta. Ma è possibile che la veleno fa così schifo, ragazzi? Non gira! Non gira, è una cosa assurda! Assurda! Possiamo provare con la 4C? 4C dovrebbe tenere, raga. Ah, veleno è una cosa ridicola, ragazzi, davvero. Bello. Quindi mi hanno passato praticamente tutti. Bene, ma non benissimo. Allora, tutti mi superano, eh. No, è inguidabile sta 4C. Inguidabile. Come mai la 4C è inguidabile? Perché questa è quella normale, non è quella GT3 che si guida bene. Questa è la 4C normale, quindi è proprio da concessionario Merdoschi. Allora, ho visto. Già questa è meglio. La Subaru. La Subarozza dovrebbe essere tosta. 5,50. 5,48 siamo a pelo, eh. Siamo molto a pelo, raga. Però che non mi diano paga così, dai. Voglio avere un'auto più potente per vincere facile, ma voglio avere un'auto che non mi superano tutti sul pezzo dritto. Ma la Yaris del 2020, raga, viaggia, eh. Yaris, chi da dentro, eh? Ho fatto come prima, eh? Io ero rimasto esterno. Oh.
questa è una macchina che puoi anche dare un goccio di freno in cuo. Ai ai ai, scusa Yaris. Non si dà via. Me la sono ritrovata dietro il culo. No, fa lo stronzo. Stai in spista. Posso? Ok. Dietro, ciao Kevin, amico mio. Caspita Kevin, che gare queste qui, incredibili, sia il pelo, prima mi è data via la connessione, amico mio. Vediamo, con 6 decimi dovrei non aver problema. Lui li sta tenendo dietro tutti, Mamma mia, Kevin. Oh, ce l'ho fatta. E la VRX è bella massiccia, Qui è quella rally. Bello, guardate che bella la tuta di Sharder, molto bella, molto bella, bravo Sharder. Vediamo, sono un pezzo, anche se la mia macchina era quella più settata di tutte, guarda come cavolo è grossa. Anche se la Yaris è tosta, Ah, la Porsche là dietro, guardala là, bella, bella in fondo, ha recuperato nei 5 giri il Porscina. Ma Yaris come è stato bello, bello stretto. Ciao Loki, buonanotte amico mio. Stavi bene, ci vediamo domani sera, Ciao amico. Io forse domani pomeriggio faccio live, se tutto va bene, anche su Twitch al pomeriggio con la Xbox Series X, Bella raga. Ciao Loki, buonanotte, grazie di tutto. Adesso faccio vedere il tuo video del furgoncino, così poi faccio un'altra garetta. E vedi qua, terzo, nessuno. Queste qui non ho mai fatte, è questo che voglio, incominciare a fare anche queste gare, un po' finire tutte le gare che ci sono in giro. Allora, facciamo vedere il replay dell'amico Loki.
Vediamo se fa ridere come l'altra volta, anche se la prima volta è stata mitica, il resto poi è sempre un po'... già visto, però... Vediamo, vediamo. fa ridere quando comincia ad andare di traverso. Vieni, mio amore. La faccia che devi vedere subito, Regio. Mettiamo tutto. Ciao, amore mio. Guarda, Loki. Oh, che adori, adori. Niente, ciao Loki, grandissimo. Grande raga. Qui Carla, mia moglie, andava a scuola su sto mezzo quando era in Brasile e il tipo guidava così. Sì, lui guidava così, ma davvero. Sai quanto mi sballottava lì dentro? Arrivavano già a scuola tutti belli sballottati. Forse per quello così, che così. Che ridere, che ridere, che ridere. Il mega furgoncinazzo di Loki 47. No, no, Charder non c'è. C'è Kevin, Loki, ciao, Andrea. Loki, Andrea, ciao. Prima c'era Franco, Manuel e tutti gli altri, però si è inchiodata la live a metà. E dopo che bella, che bella livrea. Sì, sì, livrea fantastica. L'ha fatto te, Loki? No, l'ha fatto Cyber. Cyber, ah, sì, oh, 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 oh! Col gira gira finale. Oh! Bellissimo, raga, bellissimo. Questo non me l'aspettavo. Grande Loki, maestro lì. Oh! The Master driftato. Gli hai driftato sull'omino della bandiera. Gli hai driftato in faccia. Grandissimo. Oh. Top, sì, 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 sì. Guarda che ti faccio vedere la livrea che ha fatto l'amico Shard a Marco Grams. Che prima l'hai vista, ma l'hai vista velocemente prima di andare in bici, mio amor. Guarda che roba. Porsche. Aspetta che vedi. Marco Drums Games, Eurosport. Live streaming. Guarda Marco Drums, Team Dragon. Bellissima. Drift il nostro life e con lo furgoncino domani. Ok, dai. Dappertutto, Loki. Forte, però col è furgoncino. Bella, bella bellissimo, eh? Anche il 17 davanti, eh? Fantastico. Dai, domani sono proprio morta così sto qua, perché oggi... 30 minuti di filmato. Beh, lo manderò un po' avanti velocemente, però sì, dai, ci sta, ci sta. No, ci sta, ci sta. Dai, un po' di pausa. Se no fai il Nordschleife gara. No, no, fai quello lì e mandiamo avanti un po'. 30 minuti, mamma mia, non si può. Che comunque la pista con la live è, sì, è lunghissima. Allora, tu la vedi così? Lei fuori non è così quando ci sono altri cani. Amore, e anche oggi con i bambini. Oggi è andata così. Oggi c'è i capelli così. Oggi la nostra patatina era arrabbiata. Vedete, ragazzi, non si fa così. Saluta ai nostri amici. Guarda la televisione, Oli, guarda là. Guarda, sgridi, poi lei ci rimane male. Lei sa che sto parlando di lei. Lo sa. Poi con un cane grosso così, questa che abbaia, quello ti mangia come un bocconcino. Al lago c'è troppa gente. Oli, sì, è qua. Oggi è andata al lago con me, Loki. Faceva i capricci. Però era capricciosa, gelosa. Non è che si avvicinavano a noi, però appena li vedeva, madonna. Bow. Anche quei bambini, non si fa livi. Ciao Andrea, buonanotte. Ciao, amico mio, Andrea. Un bacione.
Dove vuoi andare? Proprio, vuoi venire di dove qua? Vuoi andare? Vuoi andare dalla mamma? Ma non si può passare sopra papà, dai! Papà è in live, amore! Vieni. Porca miseria, ragazzi! Incredibile! Allora, facciamo l'ultima. Ciao! Ciao! Okay. Facciamo l'ultima. E poi ci salutiamo anche noi. Allora, ma volevo fare. Non è che l'olio di mottore. Allora. Primo. Dove vai? Così primo, primo, primo. Primo. Tu sei stata cattiva. Terzo, primo, terzo, nessuno, nessuno. Bravo. Primo, primo, primo. Questo. Questo si potrebbe fare 10 girozzi? Ah, forse per quello che non l'avevo fatta. Non so se c'è anche il consumo gomme. Ok, questa VRX basta frenare e lei gira, ma cosa ti giri? Che cosa? Cosa giri? Che cosa? Porca Loki! Ah no, Loki non c'è più. Ma faccio anche questa, poi però... Okay, se questi mi dà via 4 secondi, quasi impossibile. Porca Loca! Ricordo per fare il trofeo, ragazzi, che roba è stata questa quella Supra. Però gira. Ah, ok. Bravo. Allora, sta macchina viaggia, ma si intraversa. Bravo, bravo amico mio, vero, sempre nel cuore, grandissimo. Allora, vediamo un attimo se c'è qualcosa di... Prendiamo la Ford. Devo capire per quale motivo si gira di che cosa, perché ti giri, capito? No? Cioè, perché ti giri? Oh, la Ford non si gira. Scusa. Scusa. Ah, 6 marce solo. Beh, un po' si gira anche la Ford, eh. Urca! Sì, molto meglio che l'altra comunque.
Io posso in mezzo, raga. Cioè, fatemi capire. Ragazzi, cioè, dove dovevo passare? Guarda come si mettono. Cazzarola, devo passare sui muri. Porca loca, non ci credo. Cacchio, devo entrare in box. Sì, ma non devi fare così. Ma non tiene nulla. No, non tiene nulla. Allora, ma dai, ma non ce l'ho da maniato. Non ce l'ho. Ce l'ho. Non ce l'ho le gomme da bagnato. Perché le comprare. No dai ragazzi, impossibile. Allora, è impossibile, non me ne ero assolutamente accorto. Negozio. Facciamo intermedie e parto subito con le intermedie, dai. E vai. Non vado forte all'inizio. Vabbè, qualche botticino al muro lo si può dare, non tiene come quelle morbide, raga. Mm.
Grazie. Non ti rispondo. Cari intermedi, raga, è proprio difficile da tenere, eh? Però a regola dovrei fare così anche col bagnato, a regola. Eccolo qua il bagnato. Scusa. Come mai il primo tedesco così avanti? Ce la facciamo? Ce la farà il nostro eroe Marco Grams? Diventa anche notte questo, tutto c'è. Caspita, comincia a scivolare.
Devo beccare un po' di vantaggio, raga, se no. Dai, e smetti di farlo stupido. Sì, ho visto che quei due lì ha messo il bagnato pesante. Nulla. Va che no, va, va, va. Allora, 4 e 2, forse ce la facciamo, eh. Prendiamo 20 secondi. Mancano 4 giri, non ce la facciamo, no? Dai, entriamo dentro. Box, 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 box. Allora, intermedie, dobbiamo fare 4 giri. Via. Guarda come va di traverso, ragazzo. Stanno recuperando però, eh. Questa pista è terribile.
insomma, devi farmi passare, eh. Ancora bagnato, eh? Allora amici, io vi saluto, vi ringrazio, ciao Loki, ciao a tutti quelli che sono venuti con me. Adesso farò il video della 9.11, che comunque è un buon setting, e ci vediamo domani sera e venerdì. Domani sera e venerdì probabilmente faremo o Gran Turismo o Formula 1, che domani sera corre anche Kevin, magari andiamo avanti a fare la Lega, ecco. Visto che Gran Turismo l'abbiamo fatto stasera, possiamo fare Formula 1 2022 domani. Giro, abbiamo 2.8 di benzina, un minuto sul secondo, credo che abbiamo vinto. Ultima botta finale, ci voleva perdita di concentrazione sul rettilineo, sul rettilineo, raga, con un bel gira gira. Grandi ragazzi, ci vediamo domani sera, statemi bene, buonanotte a tutti. Marco Drowns Games vi saluta di brutto. Ciao ragazzi, con questo replay ci vediamo domani sera. Buonanotte.